Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Rosario Rossella Matanza e oggi sono qui perché vi voglio leggere il primo episodio del capitolo 2, Ritorno al Mondo Magico. Re Severus chiamò a suo cospetto i 12 cavalieri stregoni, che in passato mi aiutarono ad attraversare la fredda terra delle streghe, per poi raggiungere la terra dei giganti. Con grande stupore scoprirono sia Guido che Pantera che i 12 cavalieri stregoni non erano più invisibili. Re Severus disse a loro che il grande Zeus si era ricordato della loro fedeltà e pertanto decise di proclamare i 12 cavalieri stregoni i templari dell'antico ordine del Tempio. Indossavano adesso tutti il giacco, ossia una cotta senza maniche con una croce rossa nel petto a bracci uguali che si allargano nella parte esterna, un cappuccio da guerra che veniva indossato sotto all'elmo, una tunica d'arme che scendeva sin sotto le ginocchia e a completare il tutto, lungo mantelli neri con la stessa croce rossa da templari sulle spalle. Grazie alle loro scope magiche, spiccarono in volo nel cielo stellato. L'aria era fresca e limpida, e il mondo, visto da lassù, sembrava davvero minuscolo. A seguire Re Severus aprì un portale magico che, una volta oltrepassato, si ritrovarono nel mondo magico. Oltre a luce d'argento, anche il dottor Carlo Smith era emozionato come un bambino al parco giochi. Sembrava tutto così magico se non fosse stato per il silenzio di Pantera. Le si leggeva negli occhi la delusione che custodiva nel cuore. E la delusione è un sentimento che ti cambia poco a poco. Guido purtroppo aveva dentro di sé un'energia negativa che con il morso del lupo era stata incrementata e adesso non gli restava che trovare un modo per farsi perdonare. Intanto iniziò a guardarsi attorno e così, gli riaffioravano nella mente tutti i bei ricordi. Non era cambiato nulla dall'ultima volta. Ai piedi del castello bianco dove regnava Re Severus e Fiona, c'era lo stesso laghetto dalle acque limpide con ninfe rose e bianche che vi galleggiavano, fiori colorati ovunque si voltasse e uccellini che cinguettavano. All'improvviso però, da una delle torri più alte del castello, li raggiunsero due cavalli bianchi alati. Li riconosci, Guido? Sono i cavalli bianchi che trainavano il traghettatore. Zeus donò loro un paio di ali come premio per l'ingiustizia subita, essendo stati per secoli, come ben ricorderai, condannati a vivere sott'acqua in attesa di trainare un passeggero oltre il confine, disse Re Severus. Luce ed argento, non appena videro i due cavalli alati, iniziarono ad esultare di gioia e chiesero subito il permesso di poter fare un giro con essi. Le loro richieste furono accolte, ma per una maggiore sicurezza furono scortati dei 12 cavalieri templari. Mentre Luce ed argento così iniziarono a divertirsi dimenticandosi completamente di tutte le cose brutte accadute, tutti gli altri iniziarono ad incamminarsi verso il castello. Il castello era formato da 365 stanze quanti giorni dell'anno, divise in quattro piani quante le stagioni dell'anno e con 12 torri attorno quanti mesi dell'anno. Al suo interno gli accolse una chiona la cui bellezza sembrava più sfavillante che mai, e una ecate dall'aria sagace e preoccupata. In un primo momento, preso dalla stanchezza, Guido non capì il motivo di tale inquietudine. Di certo però non presagiva niente di buono. Purtroppo Guido non era in pieno possesso delle proprie forze psicofisiche perché sentiva che la febbre saliva sempre di più, la gola diventava calda e secca e soprattutto gli occhi, oltre ad essere lucidi, iniziavano anche ad arrossare. Re Severus così, con l'aiuto del dottor Carlo Smith, lo adagiò nel letto che preparavano per lui non appena seppero del suo arrivo.
La notte fu più tormentata che mai. Sentiva dolori in tutte le ossa. Il dolore si alternava tra una sensazione di ossa fratturate e una sensazione di sviluppo anomalo di ossa. Nonostante però tutte le difficoltà a prendere sonno, Guido alla fine, forse un po' per stanchezza, si addormentò e sognò di nuovo lo stesso incubo, ma con qualche piccola differenza. Sognò che si trovava sempre da solo, in un bosco buio ricoperto di neve, e sentiva sempre quel pianto di bambino. Si avvicinava sempre di più sino a che non si accorse che quel pianto incessante proveniva da un'antica culla tutta in stile barocco, ricca di curve e movimenti che si intrecciavano tra di loro. L'antica culla misteriosa era tutta ricoperta d'oro e con il fondo imbottito e foderato di velluto rosso. Nel reggipiano anteriore c'era attaccato un affresco che rappresentava il viso di una donna bellissima dentro ad una luna nera e tre angeli intenti a combatterla. Sopra le stelle invece c'era un'etichetta con tre nomi e una frase: «Se noi, san se noi e se mangelo», affinché lei non potrà più toccare nessun infante. Si svegliò di colpo e anche se sentiva che il suo corpo riacquistava forza e salute, aveva un leggero mal di testa. In una poltrona posta vicino al letto trovò Pantera addormentata. La coprì con una coperta e gli lasciò un biglietto per assicurarla che era solo andato a fare due passi per sentire le gambe. Mentre si incamminava dal castello al villaggio, notò che anche se la gente ora vestiva a colori, sembrava ugualmente ferma in un'altra epoca, un'epoca ottocentesca. Attaccato all'unica chiesa del villaggio c'era una novità, un istituto con tanti bambini e una donna che sbatteva una campana con il petacchio per richiamare la loro attenzione. Mentre Guido era completamente assorto nei suoi pensieri riguardo all'istituto e tutto ciò che gli era accaduto, udì una voce maschile alle sue spalle dire: «Non tutti i crimini avvennero per mano di Pandora. Ci sono state tantissime battaglie anche dopo la tua morte e tante altre ancora ce ne faranno». Si voltò di scatto al suono di quelle parole e trovò uno dei cavalieri templari dell'antico ordine del Tempio. Egli si avvicinò a Guido e poi si presentò: «Ludorus, capo della crociata dei Templari». Anche Guido si presentò, nonostante già lo conoscesse, e nel frattempo pensava dentro di sé che i suoi grandi occhi verdi traevano quasi in incanto perché, oltre a dare l'impressione che gli leggessero nella mente, suscitavano anche una strana forma di imbarazzo. Non sapeva se ad incrementare ciò dipendesse il suo intenso stato emotivo. Ludorus invece sembrava come un pronto di viaggio. Alto, muscoloso, capelli lunghi e ricci, barba lunga e folta e sguardo da duro, tipico di un templare. D'improvviso Ludorus notò l'insistenza con cui Guido osservava tutta la sua persona. Così Guido, un po' per imbarazzo e un po' per curiosità, domandò dell'istituto. Ludorus, per rispondere alla sua domanda, iniziò a raccontare quello che accadde durante i 10 anni in cui Guido non mise più piede in quel posto. Dopo la morte di Pandora, questo posto fu perseguitato da un branco di metalupo melasso. «Metalupo melasse?» domandò Guido. «Ebbene sì, un metalupo è un mammifero carnivoro simile al lupo, ma di dimensioni e forza maggiore. Melas prende il nome da melanismo, che dal greco significa nero, ed indica un eccesso di pigmentazione nera o quasi nera di pelle, piume, peli, eccetera, eccetera. In questo caso, enormi lupi carnivori completamente neri come il male.
disse Ludorus. Continua, rispose Guido. C'è stata una guerra assai peggiore persino dell'altra, Guido. Interi villaggi distrutti. Persone e creature che vivevano nel terrore più totale. Così, grazie all'astuzia della dea Ecate, per porre fine a questo caos creammo un esercito fatto con tutti i capostipiti di diverse razze. Basce, Vela, Centauri, Fauni, Minotauri, Arpie, Ninfe, Gorgoni e Wendigo, e pertanto prende il nome di Diomahir, che significa segreto. Infatti al principio doveva essere un esercito segreto, rispose Ludorus. Cosa andò storto? Domandò Guido. Una spia avvisò i Metalu come Las, e questi ci attaccarono di notte. Vedi loro? Con un cenno della mano indicò l'istituto. Loro sono i superstiti dell'esercito del dio Mahir. Sono i figli di tutti quegli innocenti morti ingiustamente, rispose Ludorus. Adesso chi si occupa di loro? Chiese Guido. Sono cresciuti e puliti dalle streghe. Non possono avere insegnanti migliori per far crescere i loro poteri, non trovi? Però manca loro un'istruzione a livello culturale. Ti potrebbe interessare, Guido? Chiese Ludorus. Istruire quei ragazzi. Forse ti sfugge una cosa importante, Ludorus. Sono qui perché sono stato morso da un lupo. Però forse conosco qualcuno che ti possa aiutare, disse Guido. Anche questo episodio finisce così. Spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre, grazie per l'attenzione e alla prossima.